Buonasera e benvenuti alla conversazione musicale sulla Linda di Chamonix di Gaetano Donizetti. Ringraziamo la Biblioteca di Sesto che ci ospita, noi siamo gli amici del Teatro del Maggio Musicale e siamo lieti di parlare di un'opera che viene rappresentata per la prima volta nell'ambito della stagione del Teatro del Maggio. Un'opera del Donizetti maturo, la sua 76esima opera, ma un'opera molto bella e molto molto interessante. È la prima delle due opere che Donizetti scrisse per il teatro di Porta Carinzia a Vienna, un teatro molto importante, che gli fu commissionata dall'impresario della Scala, Bartolomeo Merelli, che era anche il co-impresario di questo teatro di Vienna. E Donizetti accettò di buon grado, non solo perché fu un'offerta molto interessante e che gli dava la possibilità di farsi conoscere in una delle capitali musicali europee, dove ancora non era così popolare e così famoso. Donizetti nel 1842, che è l'anno in cui Linda nacque, era padrone assoluto della musica italiana, dopo che Bellini era morto e Rossini si era ritirato. E guardate, il 1842 è sintomatico perché sarà l'inizio della carriera di un grande, grande musicista, Giuseppe Verdi, che proprio nel 1942, sempre su invito, quasi istigazione del Merelli, produrrà il famoso Nabucco che gli aprirà, come sappiamo, le strade internazionali. Donizetti era anche il musicista più famoso e più rappresentato sulla scena francese. Praticamente in qualsiasi dei grandi teatri francesi, il Teatro des Italiens, l'Opéra Comique, l'Académie Nationale de Musique, che è il vecchio nome che era per quello che noi conosciamo oggi l'Opéra di Parigi, non c'era appunto una sera o una stagione in cui non venisse rappresentata un'opera di Donizetti, quindi popolarissimo, e infatti per Parigi riscriverà alcune delle sue opere italiane come il Poliuto che diventerà Le Martyrs, la Favorita che diventerà La Favorite, e poi scriverà anche una delle sue ultimissime opere per l'opera Don Sebastian, Guaglio Portogallo. Ma torniamo alla Linda di Chamonix. La Linda di Chamonix quindi è un'occasione favorevole per presentarsi a un pubblico che è molto ben preparato, è un pubblico molto esperto ed esigente. Naturalmente pensiamo a tutti i grandi autori che i viennesi hanno ascoltato finora: Beethoven, Schubert, Mozart, Weber. Quindi Donizetti anche per questo preparerà una partitura molto accurata nella struttura musicale, nell'orchestrazione, e anche innovativa. Si presenterà quindi con il migliore biglietto da visita. E l'opera verrà accolta la sera del 19 maggio 1842 da un grandissimo successo.
Poi sempre per Vienna e l'anno successivo comporrà la Maria di Rouen 1843, mentre per la Scala compone Maria Pedilla. Purtroppo sono gli ultimi anni non solo della produzione musicale, ma ahimè della vita del nostro Donizetti, il quale dopo aver dato a Parigi nel 1944 il Don Pasquale e dopo aver dato sempre nel 1944 a Napoli la Caterina Cornaro, praticamente la sifilide, questa terribile malattia di cui soffriva da tempo, lo porterà alla pazzia totale, una demenza quasi incurabile. E infatti sarà rinchiuso a forza nel manicomio di Ivry, vicino a Parigi, e ci volle solo Rossini, con la sua importanza, con il suo potere e la volontà di tanti suoi amici, per farlo uscire da questo terribile posto, da questo manicomio, e portarlo nella sua Bergamo, dove morirà assolutamente privo di conoscenza nel 1848. A soli 51 anni. Quindi Linda di Chamonix è un'opera che si colloca nel periodo più maturo, è un periodo assolutamente fertile, fertile di grandi capolavori. Siamo alla 76esima opera, non per niente a Donizetti fu affibbiato a suo tempo anche il nomignolo di Dozzinetti, perché poteva comporre anche due, tre opere per ogni anno. Ma in questa ultima produzione è un Donizetti molto ispirato, un Donizetti molto maturo, che è anche alla ricerca di una innovazione strutturale. E questa Linda di Chamonix non solo è un'opera molto bella, non è un'opera né drammatica, né buffa, è quello che si dice un'opera di mezzo carattere, cioè ha dei brani patetici e seri intramezzati a dei brani di opera buffa, ed è la sua migliore opera di mezzo carattere, detta da molti musicologi, soprattutto da quello che è probabilmente il più famoso dei suoi musicologi e biografi, William Ashbrook. Quindi l'ultima opera semiseria, probabilmente la migliore. L'ispirazione per quest'opera gli viene data dalla rappresentazione di un dramma che si chiama La Grâce de Dieu di Denery Lemoine, che lui aveva visto a Parigi al Teatro della Gaieté, ed è un soggetto che lo ispira molto, è un soggetto che nella semplicità della sua storia, anzi il libretto di Gaetano Rossi è stato molto criticato nel passato e in certi versi lo è tuttora, proprio per la semplicità dell'azione, quasi una storia praticamente da non credere, una storia quasi da non narrare. E in realtà questo libretto, letto attentamente, ha anche degli aspetti sul versante sociale molto molto importanti, e cerchiamo di spiegare il perché. Linda di Chamonix
si basa appunto su questo dramma. Linda è una ragazza figlia di due contadini che hanno una fattoria di proprietà di una marchesa di Bois Fleury, che era praticamente la padrona dell'intero feudo, e vive a Chamonix con i genitori, molto poveri, molto laboriosi. E Linda è una ragazza molto bella, molto giovane, molto brava, che è perdutamente innamorata di un giovane che si chiama Carlo, che le si presenta però come un giovane pittore. In realtà è un visconte, è un nipote di questa marchesa, ma lui ha paura che, presentandosi con la veste di nobiltà, Linda potesse rifiutarlo, potesse pensare di non essere all'altezza di questo amore. Quello che succedeva, siamo nel 1760, Chamonix non era allora la straordinaria località di villeggiatura dove si va a sciare o si va a villeggiare d'estate. Nel 1760 era un borgo desolato, appoggiato, sovrastato dal Monte Bianco, dove tutto l'inverno, a causa del ghiaccio e della neve, non si poteva fare niente nei campi, non si poteva fare quindi niente che potesse produrre un guadagno, perché naturalmente era tutto basato su quello che davano i campi, su quello che dava la pastorizia. E allora i giovani, gli adolescenti, erano costretti ad emigrare, ed emigravano quasi tutti verso Parigi, e lì erano costretti a fare qualsiasi tipo di lavoro, anche abbastanza denigratorio. C'è chi faceva lo spazzacammino, c'è chi vendeva i fiammiferi, alcuni giovani ragazze purtroppo erano costrette anche a prostituirsi, e alcuni facevano i mendicanti, la questua, suonando uno strumento molto particolare, che è uno degli assetti specifici di quest'opera, la ghironda. La ghironda, questo strumento che ormai non esiste quasi più, escluso che in alcuni paesi, in alcune zone rurali anche del nostro paese, che è stata surclassata completamente dalla moderna fisarmonica, ma allora la ghironda era considerata lo strumento dei mendicanti o dei ciechi, perché era uno strumento a corde abbastanza facile da usare, abbastanza facile da suonare. Aveva diverse forme, ma soprattutto la conosciamo con una forma piatta, tipo chitarra oppure tipo liuto, e veniva suonata o sulle gambe oppure appesa al collo. E naturalmente i giovani savoiardi, costretti ad emigrare per fare dei soldi, la suonavano ai bordi delle strade come una delle tante, appunto, uno dei tanti lavori che erano costretti a fare per racimolare dei soldi. Questa quindi è l'ambientazione della Linda di Chamonix, un'ambientazione anche abbastanza tragica, anche abbastanza triste. Ecco perché è un'opera che viene considerata di mezzo carattere o semiseria. Linda comunque è un personaggio molto gaio, il personaggio principale di quest'opera, naturalmente anche da un punto di vista
strettamente musicale, ma anche lei sarà costretta alla fine del primo atto ad andare a Parigi, perché soprattutto si cercava di andare verso i grandi centri, e Parigi era la preferita perché sembra che fosse quella dove si poteva racimolare più denaro e avere più opportunità che in altre parti. Quindi ecco l'aspetto sociale importante di questo libretto, che probabilmente all'inizio non fu compreso completamente, e quindi si pensava spesso a una storia un po' astrusa che non aveva né capo né coda, con dei personaggi che facevano un po' di tutto per riempire la scena. E questo è totalmente sbagliato, perché anche da un punto di vista musicale Donizetti riesce psicologicamente a dare a ogni personaggio una identità precisa, anzi gli dà un colore particolare. Abbiamo il Marchese, che è un perfetto buffo, sembra uscito da un'opera buffa napoletana, ma si inserisce perfettamente nella struttura musicale seria di altri personaggi. Abbiamo Pinotto, l'altro personaggio importantissimo, che è connotato dal suono grave, dal suono triste, anche se vogliamo, di questa ghironda. È sempre con lui questa ghironda, e lui canta anche delle ballate che ricordano sempre la loro ballata di Chamonix, e questa ghironda ritornerà spesso durante l'opera e sarà anzi una fonte di ispirazione e di ricordo per la stessa Linda in quello che succederà durante il corso dell'opera. Un'opera innovativa anche da un punto di vista musicale, perché ci sono ben 7 duetti, e molta gente anche questo l'ha sempre criticato. Ci sono poche arie singole, e anche le arie singole sono raramente bipartite, cioè non hanno quella costruzione tipica dell'aria dell'opera seria o dell'opera buffa. Normalmente un'aria ha o 2 o 3 parti. Ci sono le arie tripartite con un recitativo, un'aria, una cabaletta, ci sono delle arie bipartite, semplicemente con l'aria e la cabaletta. Donizetti, oltre a questi 7 importantissimi duetti, usa moltissimo l'uso di arie monopartite, cioè o solo un cantabile o solo una cabaletta. Raramente abbiamo delle arie bipartite, solo il personaggio del Marchese nei suoi interventi del primo e del secondo atto canta tipicamente con un'aria bipartita. Ci sono appunto questi duetti, 7 duetti addirittura, ma molto importanti, perché riescono a connotare perfettamente la statura e la connessione fra questi personaggi. Donizetti sapeva di dover scrivere per un pubblico esigente, come avevo detto, e quindi prepara una partitura molto accurata, una partitura che verrà accolta con grande entusiasmo e che dal successo
veramente clamoroso di questa prima velocissimamente si trasferisce subito in altri teatri, in altri paesi. Abbiamo la prima in Italia al Carignano il 24 agosto del 42, a Firenze arriverà per la prima volta alla Pergola il 12 marzo del 1843 e sarà accolta anche a Firenze da un grande successo e vi tornerà nel corso dell'Ottocento molte, molte volte, sia alla Pergola che al Niccolini che al Goldoni. È un'opera che ha resistito a lungo nel repertorio ed è uscita un po' dall'interesse e del pubblico e del grande repertorio dopo la Seconda Grande Guerra, negli anni 50, quando ci fu la cosiddetta Donizetti Renaissance, dove allora si scoprì quei grandi drammoni che in parte erano stati di grande successo quando nacquero, quei grandi drammoni romantici che invece venivano lentamente riscoperti, come la Lucrezia Borgia, il Roberto Devereux, la Maria Stuarda, la Favorita, ecco, tutta la scoperta di la Parisina, tutta la scoperta di un repertorio che era non certamente usuale e che per un breve periodo offuscò alcune opere, tipo la nostra Linda, la quale però con una bellissima esecuzione del 72 alla Scala riprese vita e quindi dopo passò a Torino, ci fu una bella edizione a Bologna nel 1996 e finalmente siamo lieti di vederla e di averla anche qui a Firenze nella stagione del Teatro del Maggio. Come sapete era prevista per il dicembre dello scorso anno ed è passata anche in streaming, fu registrata e fu passata in streaming e adesso siamo felici di poterla vedere con lo stesso cast in scena, finalmente dal vivo, per apprezzarne fino in fondo la bellezza della sua musica e anche l'intensità, seppure in qualche momento fragile, della sua storia. E guardate, è un'opera che, come giustamente dice Ashbrook, ha dato ispirazione sicuramente ad altre situazioni, ad altre opere. Un esempio che Ashbrook cita è la Louisa Miller, perché c'è un contrasto enorme di due personaggi di livello, di un ceto totalmente diverso, una povera e un nobile. Le famiglie che naturalmente contrastano fino in fondo la possibilità che i due si amino e tante altre situazioni. Quindi Louisa Miller, che verrà nel 49, che sarà uno dei capolavori appunto della fine dei famosi anni di Galera di Verdi, è sicuramente ispirata a certe situazioni di questa Linda di Chamonix. Anche qui abbiamo una giovane povera ma onesta ed è questo molto importante perché c'è questo lieto fine e c'è questo personaggio di Linda, questa ragazza che è così forte da rinunciare a qualsiasi avance che le viene fatta spesso, soprattutto dal marchese di Boisfleury, che è il fratello della padrona del feudo,
il quale addirittura, come vedremo, cercherà di barattare la possibilità del rinnovo della concessione dell'uso di questa fattoria che i genitori di Linda hanno, perché Linda si ceda appunto a lui, e tenterà molte volte, e Linda sarà sempre forte da rifiutare fino in fondo. Quindi piaceva molto agli austriaci, piaceva molto anche agli altri pubblici questo senso quasi vittoriano della ragazza pura che riesce a mantenersi pura fino alla fine, senza cedere. E non cederà neanche al fidanzato, il quale, pensando che fosse la cosa più naturale, una volta che praticamente si sono riconosciuti come tali, fidanzato e fidanzato, fa delle avance che pensa essere la cosa più naturale. Anche in quell'occasione Linda saprà resistere e spiegherà al giovane Carlo che l'amore si può consumare, l'amore diventa un qualcosa anche di fisico quando c'è stato appunto la benedizione di un matrimonio. Quindi ecco l'inquadratura di un'opera molto interessante, un'opera innovativa, come dicevo, e che si svolge in una località ben precisa. Siamo nel 1760. Perché dico questo? Perché quest'opera non può transigere dal fatto di essere a Chamonix nel primo e nel terzo atto e nel secondo atto a Parigi. Non si può pensare di trasportarla in qualsiasi altro posto, perché era a Chamonix che accadeva. Probabilmente, per quanto ne sappiamo noi, poteva accadere anche in altri posti, ma era soprattutto saputo storicamente che erano i giovani savoiardi di Chamonix che erano costretti ad emigrare durante il crudo inverno verso le grandi città per guadagnarsi il pane. E quindi Chamonix non può essere trasferita a Chambéry, o non può essere trasferita in un altro posto. Anche questo è un punto di riferimento molto molto importante. Opera che Donizetti scrisse con la sua solita facilità. Iniziò nel dicembre del 41 e terminò più o meno con le prove, come era uso fare ogni compositore, durante appunto le prove della messa in scena. Però gli fu fatto notare immediatamente che il piccolo preludio che lui aveva preparato non era adatto per un pubblico così preparato, così esigente come quello viennese. Ci voleva una vera e propria ouverture. Allora Donizetti fece un qualcosa di interessante. Prese il primo movimento del suo ultimo quartetto in mi minore, che lui scrisse nel 1836, e ne fece l'impasto principale di questa ouverture. Quindi non abbiamo un'ouverture alla Rossini o alla Prima Verdi, dove vengono già accennati i motivi che sentiremo dentro l'opera, ma è soprattutto un'ouverture sinfonica molto ben congegnata. Cos'altro poter dire di quest'opera? Quando Donizetti la propose a Parigi al Théâtre des Italiennes il 17 novembre del 1840,
1942, aveva come Linda un personaggio straordinario, una delle più grandi cantanti dell'epoca, Fanny Pacchinardi Persiani, che era stata anche la prima Lucia, quindi una cantante straordinaria di cui naturalmente Donizetti era molto fiero ed era molto contento. Quando però la Pacchinardi vide la struttura dell'opera, si accorse che Linda entrava in scena, la protagonista, pensate, di solito quasi tutte le opere riservano alla protagonista una grande scena d'ingresso. Linda si presentava semplicemente ai suoi genitori, a noi tutti, il pubblico, con un semplice recitativo, un qualcosa di assolutamente inadatto, secondo la grande Pacchinardi Persiani, a una grande cantante. E allora Donizetti scrive una grande aria, è una delle due aggiunte importantissime che Donizetti farà appunto per questa edizione di Parigi, che poi rimane naturalmente l'edizione di riferimento e che è quella che andremo ad ascoltare anche a Firenze. È tempo di ascoltare anche un po' di musica. Siamo nel 1760, la scena si apre appunto davanti alla casa di Antonio e di sua moglie. Sono un po' preoccupati perché Linda è in ritardo e come mai non si è fatta ancora vedere. E sono anche preoccupati perché non è ancora arrivato il consenso, cioè il rinnovo da parte della Marchesa di Bois-Fleury della concessione perché loro potessero portare avanti il loro lavoro. Naturalmente la moglie cerca di rincuorarlo e dice: vedrai che tutto andrà molto bene. Poi si presenta a noi Linda, ecco la grande meravigliosa aria o luce di quest'anno. È in ritardo, lei è preoccupata che Carlo l'abbia aspettata in vano e che magari se ne sia andata via. È un'aria di grande impegno per la cantante, è un'aria che ha degli aspetti di grande coloratura e un colore musicale molto molto brillante. È un pezzo che sicuramente conoscerete anche al di fuori di quest'opera, perché è un pezzo che viene eseguita spesso dalle grandi cantanti anche semplicemente come pezzo a sé, e che adesso scoprirete invece essere una delle perle di questa bellissima opera, O luce di quest'anno.
arriva Carlo e naturalmente è una grande gioia per i due giovani ritrovarsi. Però c'è un qualcosa ancora di misterioso. Linda insiste perché non ha ancora capito se la famiglia di Carlo accetta queste nozze, se queste nozze verranno fatte e quando verranno fatte. E naturalmente il nostro visconte tituba parecchio, perché in realtà non ha neanche parlato a sua madre e ai suoi parenti di essere innamorato di una giovane contadina. E qui c'è uno dei sette famosi duetti, e c'è dentro a questo duetto una frase: a consolarmi affrettisi, che è anche un motivo che ricorrerà spesso nel corso di quest'opera. Prima però vi dovevo parlare dell'altro personaggio più importante, Pinotto. Pinotto, che è un contralto, quindi la parte di un uomo, un travestì, come si dice in gergo, cioè una donna vestita da uomo, ed è un personaggio importantissimo ed è il famoso personaggio della ghironda, il personaggio legato a questo strumento, ed è un personaggio legato molto alle tradizioni della sua terra natia, della sua Chamonix, ed è quasi un fratello per Linda, la ama molto, ma la ama in senso appunto fraterno, e lo sarà, come vedremo, fino alla fine. Quindi lo strumento della ghironda, come dicevo, che ora è desueto, era allora molto molto importante, era uno strumento che veniva anche considerato lo strumento dei mendicanti, o addirittura veniva chiamata anche la viola da orbo, perché era piuttosto facile da suonare, era uno strumento a corda però azionato da manovelle, ed aveva un suono molto particolare, un suono molto molto scuro, molto triste anche a momenti, ma tipicamente legato alla tradizione musicale di Chamonix. Quindi la ghironda, Chamonix sono indubbiamente un connubio importantissimo che attraverso tutta l'opera ci ritornerà. Quindi facciamo un passo indietro, mi ero un po' affrettato, e ascoltiamo prima la ghironda, sentiamo il suono strano, misterioso di questo strumento. Oggi naturalmente non viene eseguito, è l'orchestra che riproduce il suono della ghironda. Anche ai tempi di Donizetti era difficile trovare un suonatore di ghironda, e allora Donizetti aveva inventato, per così dire, quello che chiamava la fisarmonica, da non confondere con la fisarmonica, perché la fisarmonica che noi conosciamo sarà inventata molto molto tempo dopo, e come dicevo è probabilmente lo strumento che ha sostituito nel tempo la ghironda, che non era altro che appunto un piccolo organetto che a stantuffo, che riproduceva appunto il suono della ghironda.
Pinotto, quando entra, canta prima fuori scena e ci fa sentire il suono della ghironda, poi canterà una ballata molto triste che parla di una madre e di una figlia e di tutte le loro vicissitudini. Ed è sintomatico che questa ballata, in un certo qual senso, precorrerà in parte quello che sarà il soggetto, perché alcune delle cose che verranno appunto indicate dalla ballata saranno quelle che succederanno poi a Linda. Non abbiamo molto tempo, non possiamo ascoltare la ballata, però dovete assolutamente ascoltare il suono della ghironda, quindi ascoltiamo l'ingresso di Pinotto e ascoltiamo il suono della ghironda, così ci rendiamo conto di questo suono particolare. Dopodiché, quando sarete a teatro, ascolterete anche la bellissima ballata Cari luoghi, che ritroveremo altre volte nel corso dell'opera e che sarà importantissima, specialmente dopo che la nostra povera Linda diventerà pazza, cioè avrà perso il senno dell'intelletto. Quindi ascoltiamo brevemente il suono della ghironda.
E adesso possiamo fare un passo indietro e avanti, ascoltando il meraviglioso duetto, il primo duetto d'amore fra i due giovani innamorati. E vi invito a prestare attenzione a quella frase, anche da un punto di vista musicale, di quella melodia, sulle parole "a consolarmi affrettisi", perché sarà molto importante e tornerà nel secondo e tornerà nel terzo atto e sarà una parte importante, quasi un catalizzatore che aiuterà la nostra povera Linda a uscire dalla sua momentanea pazzia. Quindi ascoltiamo il bellissimo duetto "A consolarmi affrettasi". Partì il mio destino, la mia gioia e a te vicino, tutto scordando.
Parroco a tutti gli effetti.
e mette in guardia il padre di Linda: stai attento Antonio, che Linda non vada mai al castello, anche se viene invitata, non accompagnarla mai e meno ancora che lei vada da sola, perché il marchese ci vuole mettere le mani sopra e vuole farne la sua amante. E Antonio lì per lì rimane molto colpito, molto impaurito, ma il prefetto gli dice: se seguirai queste mie istruzioni non succederà nulla. Poi siamo al gran finale, c'è questa specie di preghiera con il quale il prefetto, quindi il parroco, congeda i giovani che si apprestano a partire per la grande città. Ed è un momento di grande mestizia, un momento molto bello musicalmente, ma anche molto triste, perché è chiaramente il momento del distacco fra questi giovani e i propri familiari. Donizetti ripete, modificandola, in questo brano anche un momento della melodia della preghiera della Maria Stuarda, proprio per farci capire che questo addio è anche un'implorazione a Dio, è una vera preghiera perché questi giovani possono andare e ritornare sani e salvi senza aver dovuto subire angherie o problemi ancora più gravi. Questo è un brano molto molto importante che per motivi di tempo non possiamo farvi ascoltare e che concluderà il primo atto. E qui di nuovo Ashbrook fa un paragone: siamo ben lontani dai contadini garruli e scherzosi delle Elisir d'amore di Donizetti, oppure dai montanari felici e sempliciotti della Sonnambula di Bellini. Qui ci si rende conto che questi ragazzi stanno uscendo da una situazione di sofferenza, una situazione anche di lacrime e di grande tristezza, per poter guadagnare il pane. E anche qui Donizetti è musicalmente molto molto attinente e molto molto bravo. Poi siamo nel secondo atto, cambiamo completamente scena, siamo a Parigi e qui è avvenuto qualcosa di molto particolare che il libretto non accenna, che io vi racconto brevemente. Il prefetto aveva raccomandato Linda a suo fratello, che era anche lui parroco a Parigi. Questo vecchio, si ammalerà e morirà. Allora Carlo, che si presenta finalmente a Linda come visconte, ma ugualmente innamorato di lei come prima, di quando era il semplice pittore Carlo, addirittura sapendo che Linda è in difficoltà e per non mandarla a dormire in dormitori con tutti gli altri, e qualche volta questi poveretti erano addirittura costretti a dormire per la strada o sotto i ponti, la ospita in una sua casa, in una sua dependance, e naturalmente la riveste, le dà soldi, la rende quindi una vera signora. Naturalmente il marchese prima o poi viene a scoprire che Linda è quella bella, elegante signora
che sta nella dépendance del visconte. E allora si presenta e di nuovo tenta di persuaderla ad amarlo e convincerla che con lui sarebbe felice, avrebbe potere, diventerebbe appunto una marchesa. Ma Linda di nuovo con grande, grande fermezza riesce a liberarsi. Poi torna Carlo. Carlo è disperato e non ha il coraggio di dire a Linda che sua madre non ha accettato assolutamente il fatto che lui sposasse Linda, ma anzi le ha preparato per il giorno stesso un matrimonio bellissimo, pieno di fiori, pieno di invitati, pieno di grandi carrozze parate al lustro per il giorno stesso. Allora, quando Linda rientra e lo trova titubante, cerca di chiederle la ragione, ma lui, disperato, non dice niente. Ti spiegherò dopo. E anche lui fa una piccola avance, dice: ora che siamo fidanzati, ora che stiamo per sposarsi, potresti almeno concedermi un bacio, un grande abbraccio, come appunto si fa fra innamorati. Ma Linda dice: no, non è questo il momento, e lo manda via. Anche lui dice: quando sarà il momento e saremo sposi, allora io posso essere tua anche fisicamente. Poi si sente il suono di una ghironda e Linda è molto impressionata da questo suono, ed è Pinotto che fa il suo giro, la sua questua, e rimane impietrito quando, bussando a questa porta, riconosce Linda. E Linda è pronta a spiegargli subito che non è come pensa lui, non è la mantenuta del visconte. Lei ha accettato volentieri di essere ospitata in questa casa con tutti i comfort possibili, ma è anche una persona che continua a aiutare gli altri. Chiunque le chieda l'elemosina o le chieda un aiuto, lei lo fa. E Pinotto crede e non crede, rimane comunque stravolto da ritrovare Linda prima di tutto e soprattutto di trovarla in quella posizione. E poi esce e se ne va molto triste. Poi succede un'altra cosa straordinaria. Un altro savoiardo bussa alla porta di Linda. È un vecchio con un cappotto malandato, sporco, strucito, che viene a chiedere la carità. E Linda rimane impietrita, perché all'inizio non l'ha riconosciuto, ma appena riconosce il padre non sa cosa dire, non sa cosa fare, non sa se farle capire chi è oppure no. Ed è però molto generosa, gli dà un sacco di soldi: tenete, buon uomo, tenete. E lui naturalmente le si getta ai piedi ringraziandola, ma proprio in quel momento la riconosce e naturalmente in un attimo pensa anche lui che Linda sia in quella posizione privilegiata semplicemente perché si è venduta al visconte ed è la sua mantenuta, ed è veramente una disgrazia, e arriverà perfino a maledirla. Ma Linda disperatamente cerca di spiegare al padre che quella è una situazione di comodo, è una situazione dove anche lui potrà trovare finalmente conforto, potrà stare con lei. In quel momento ritorna Pinotto.
Pinotto, Pinotto molto triste, e gli dice: Linda, coraggio. E qui ci avviciniamo alla fine del secondo atto. Sono stato fuori, ho visto un gran corteggio, c'era un grande matrimonio, tutto un grande sfavillio di invitati, di fiori, di campane, di gioia. Mi sono avvicinato alla signora e ho chiesto: chi è lo sposo? E non ci crederai mai, lo sposo è il visconte. La povera Linda a questo punto non sa più cosa credere. Non è possibile, non mi dici la verità, non può essere, mi ha appena rinnovato il suo amore, mi ha detto che avrebbe sposato solo me. E qui nasce un altro pezzo fondamentale, il finale di questo secondo atto, dove c'è appunto la scena della pazzia. Donizetti, in una lettera molto colorita, molto famosa, al fratello, scherzando dice: guarda, sembra incredibile, ma anche questa volta mi è capitata una pazzia. Però è una pazzia meno drammatica, è una pazzia molto più contenuta rispetto alle grandi pazzie delle opere appunto romantiche. Però ugualmente Linda perde il senno, e quello che le torna continuamente in mente, ecco perché vi dicevo prima: ricordatevi bene a consolarmi, affrettisi. E la sua melodia, le torna sempre in mente questa melodia, e impazzita praticamente si accascerà per terra mentre il padre e Pinotto cercano disperatamente di in qualche modo di consolarla. E da quel momento fino alla fine dell'opera Linda non sarà più se stessa, non sarà più in grado di pensare, di riconoscere la gente, di agire, eccetera. Il disco che vi facciamo ascoltare è un'edizione molto importante, registrata alcuni anni fa in Germania, ed ha come grande protagonista, perché avrete capito che Linda deve essere una grande protagonista, un grande soprano, è la nostra Mariella De Pia. La scena della pazzia in questo disco è leggermente più corta di quella originale, che invece sentirete a teatro. Commuoviamoci, ascoltiamo Linda che piange, si dispera e alla fine vede tutto il mondo intorno a sé come sparire e la sua mente diventare assolutamente cieca e buia.
Soffri la pena, per
Il terzo atto ci riporta a Chamonix. È festa, è il giorno del ritorno dei ragazzi, degli adolescenti, e tutti i genitori sono là, ma solo Linda manca, e Antonio e sua moglie sono disperati, e il prefetto gli dice: vedrete, tornerà, abbiate fede, tornerà. Linda è incapace addirittura di camminare, e Pinotto, per farla camminare, per farla ritornare a Chamonix, in continuazione deve intonare con la sua ghironda la famosa ballata. Questa ballata che per Linda è diventata proprio il riferimento del paese, della famiglia, dell'amore. Appena Pinotto smette di suonare, di cantare, Linda si ferma. Allora Pinotto ricomincerà, fino a che finalmente arriveranno a Chamonix. Nel frattempo è arrivato anche Carlo disperato. Carlo che ha rinunciato alle nozze, ha avuto il coraggio di rifiutare le nozze offerte dalla madre, creando naturalmente un grandissimo scandalo, ma pensa solo alla sua Linda. E quando arriva, però, rimane anche lui sopraffatto dall'emozione, non trovandola. E il prefetto gli dice, lo redarguisce, gli dice: vedi, la tua Linda è morta. C'è un attimo di sospensione, Carlo teme che sia una morte vera, ma gli dice subito: no, non è morta fisicamente, è morta a causa tua e quello che hai fatto nella sua mente. Pinotto la sta riportando qua. Pinotto è stato l'unico che è riuscito a starle accanto amorevolmente finora, e Pinotto la sta riportando qua. Auguriamoci che quando ti rivede, che quando risente la tua voce, possa tornare in seno. E infatti prima sentiamo da lontano il suono della ghironda e vediamo apparire Linda che si strascica con i propri piedi, con Pinotto. E quando vede Carlo, all'inizio non lo riconosce nemmeno, oppure gli dice: vai via, c'è un altro matrimonio che ti aspetta, c'è solo una parola che mi interessa sentire. Ed ecco tornare a consolarmi affrettisi, ecco tornare quella famosa melodia che è veramente una base essenziale di quest'opera. E a questo momento, quando Linda riascolta da Carlo questa melodia e Carlo rinnova la promessa del matrimonio e che ama solo lei, in un grande tripudio da parte di tutti, l'opera si conclude. L'opera si conclude, Linda riacquisterà appunto la cognizione del tempo, del luogo, riacquisterà il senno e la felicità. Ma rimarrà comunque alla fine l'amarezza da parte di molti, soprattutto del prefetto, soprattutto dei genitori, di tutto quello che ha dovuto passare. Però questo grande finale che ascoltiamo a conclusione di quest'opera è un finale brillante. Donizetti ci fa capire che c'è un lieto fine che naturalmente era ben accetto a
anche dal pubblico viennese. Raramente le opere finivano tragicamente, era quasi obbligatorio il lieto fine. E questa volta è un lieto fine che accontenta tutti ed è un lieto fine che fa diventare la musica di Donizetti briosa. E quindi questo semiserio, questo mezzo carattere si trasforma finalmente in una luce, in quella luce dell'anima che abbiamo ascoltato all'inizio e che sarà la conclusione di un'opera molto bella e che noi salutiamo con gioia nel nostro teatro e che vi invito veramente ad andare a vedere e ad ascoltare e ad apprezzare. Grazie. Se tu
Soave in cielo.